del Birkenau, che era ancora notte, saranno state le 2-3 del mattino dell'11 dicembre, siamo scesi da questo vagone, noi e gli altri pure, e diciamo già eravamo sofferenti dal carcere, sofferenti da questo viaggio. Io ho avuto la fortuna che, diciamo, la mia prigionia non avevo nessun familiare, però vedere queste scene di queste donne che piangevano, i bambini che si lamentavano perché avevano sete, perché avevano fame, queste persone anziane che che erano anche morenti, c'erano persone che anche stavano proprio per morire. E allora per forza siamo scesi da questi vagoni, e sono state scene allucinanti, perché le madri che piangevano, che non si volevano staccare dai mariti, dai figli, e allora gli urla di questa SS con queste scudisci, che con questi calci di fucile che diciamo ti ridiamo addosso, con questi cani lupi che te li mandano addosso per azzannarti. Insomma, abbiamo passato dei momenti di completo terrore. Poi vedere queste scene della separazione di questi nuclei familiari che non si volevano separare dai mariti, dai figli, perché la SS ci aveva fatto dire tramite un interprete che in questa zona esistevano due campi: un campo dove sarebbero andate queste donne, questi bambini, questi malati, che era un campo dove il lavoro, se c'era, c'era in forma molto leggera, le persone ammalate sarebbero state curate, e dall'altra parte le persone giovani, le persone che erano in grado di lavorare, che sarebbero andate dall'altra parte. Io capii subito che la cosa non mi era molto chiara, perché pensai, dico, dall'Italia mi portano qui, in questa terra che io non sapevo dove era, se era Polonia, se era Germania, se era Austria. Noi abbiamo viaggiato quasi 6 giorni, giorno e notte, ma non capivo, però era un freddo enorme, la neve per terra. Insomma, diciamo, fummo separati dopo molte tragedie di famiglie che non si vogliono separare. Ci sono stati pure chi non si voleva separare, fu separato con la forza, anche qualcuno fu ucciso perché non voleva abbandonare la famiglia. E, insomma, fu diciamo delle scene da tragedia, scene scioccanti per me. Figuriamoci chi doveva separarsi dal padre, dalla madre, dai fratelli, insomma. E fummo caricati su dei furgoni coperti e abbiamo camminato per circa una mezz'ora circa. E poi arrivammo a questo campo, che poi seppi che questo campo che io ero arrivato era Auschwitz III, cioè Monowitz, Buna chiamata. Da lì noi ci hanno fatto scendere da questo camion, ci hanno portato in una baracca e ci hanno fatto spogliare completamente nudi, senza nemmeno niente addosso, e eravamo stati minacciati che qualora ci avessero trovato qualcosa addosso ci avrebbero uccisi. Spogliati tutti i nostri averi, i nostri vestiti, tutto quanto, da lì nudi, sempre con il freddo che la neve c'era fuori, siamo andati abbiamo attraversato da un'altra baracca, la strada, un'altra baracca, a un 100 metri circa. Questa baracca, che era la baracca dove si facevano le docce, siamo andati a fare questa doccia che con l'acqua che delle volte veniva, l'acqua che bolliva, e delle volte l'acqua era freddissima, proprio ghiacciata proprio. Fatto questa doccia ci siamo asciugati alla meglio e poi diciamo siamo andati in un'altra parte sempre di questa baracca e ci hanno dato i vestiti,
scarpe che non erano la misura giusta, vestiti e pantaloni che erano larghi, pantaloni che erano corti, questa biancheria che era tutta sporca, sbrindellata, vestiti, diciamo, vestiti di questo campo, così. Poi dopo vestiti, ci siamo stati trasferiti in un'altra baracca. In un'altra baracca c'era uno stanzone grandissimo, e in questo stanzone c'era un tavolo con due o tre SS armati, e da una parte del tavolo, dall'altra parte del tavolo c'era una persona seduta, come stasse a scrivere con un libro, come stasse a scrivere qualcosa, e un altro c'aveva un libro che scriveva mano a mano che il prigioniero avanzato, ma prima dell'inizio di questa operazione noi eravamo stati, diciamo, avvertiti tramite l'interprete, perché questo SS che parlava tedesco aveva un interprete, e questo interprete traduceva tutto quello che diceva il tedesco, e cioè che da quel momento noi non eravamo più, io personalmente non mi chiamavo più di Porto Giuseppe, ma mi dovevo chiamare col nome 167.988, cioè loro dicevano a tutti quanti in generale che questo era il nostro numero. Noi non ci chiamavamo più con nome e cognome, ma ci chiamavamo con questo numero. Questo numero era la nostra identità del campo. E questo numero noi dovevamo saperlo anche nella lingua tedesca, che il 99% di noi, di tutti noi, non capivamo una parola né di tedesco, né di polacco, né di francese. E questa è stata un'altra grande tragedia. Ma noi già, diciamo, già quando dal carcere, a me, diciamo, personalmente a me mi ha fatto l'effetto che ormai si sapeva qual era la nostra fine. In pratica era un inizio che loro volevano che uno capisse che, diciamo, demoralizzare l'essere umano non doveva più esistere. Noi dovevamo essere peggio degli schiavi, perché tu uno schiavo lo tengi, gli dai il vitto, lo copri, lo curi con una certa maniera, ma noi la nostra fine, infatti, dai primi giorni si è visto quello che doveva essere, cioè il lavoro, che era molto pesante, perché già la tragedia era iniziata, la separazione dei nuclei familiari. Poi noi avevamo tante difficoltà da superare, difficoltà che erano insormontabili, al 99% insormontabili, perché lì subentrava la lontananza da casa, il morale, il clima, perché noi, specialmente noi italiani, non eravamo abituati a temperature che d'inverno scendevano anche 5-10 gradi sotto zero. Lavori così pesanti, non tutti avevano un fisico di sopportare un lavoro di quella certa maniera. Io magari, che ero abituato fin dall'infanzia a lavorare in mezzo alla strada, perché fin da bambino, fin dall'età di 10 anni, io lavoravo con mio padre, perché mio padre faceva il venditore ambulante, e il mio lavoro consisteva con il carrettino a stare in mezzo alla strada dalla mattina alla sera. Pertanto il mio fisico, in certo qual modo, era un po' abituato, ma vedevo tante persone che era una sofferenza, diciamo, perché non erano abituati a questo lavoro molto pesante, lavoro che consisteva a portare tubi di metallo, carriole di ferro, materiale edile, e tutti i lavori pesanti che, diciamo, un bel momento alla fine della giornata era la giornata, alla fine della giornata non arrivava mai, e noi avevamo una giornata di lavoro che era molto lunga. Noi avevamo d'inverno 8 ore al giorno di lavoro, di autunno e primavera avevamo 10 ore di lavoro al giorno,
E d'estate ne avevamo 12 ore al giorno di lavoro, perché era secondo la, diciamo, le ore della luce che c'era, perché le giornate d'inverno erano più brevi e c'era meno ore di lavoro. Avevamo, diciamo, queste ore di lavoro e avevamo diciamo, un'interruzione di mezz'ora per mangiare un po' di brodaglia, di rape, cioè erano barbabietole, rape, cioè queste verdure che davano agli animali, e allora noi ci facevamo la zuppa per il pranzo, e c'era questo lavoro che era veramente bestiale. Allora, diciamo, molto, molto, diciamo, era pure oltre la fatica, il freddo, era la fame. La fame che era una cosa allucinante. La fame, noi avevamo, dagli accertamenti fatti naturalmente quando sono stato liberato, perché in quei momenti no, ma noi avevamo un vitto che consisteva una media di 1.300-1.500 calorie al giorno, che era umanamente impossibile la sopravvivenza per il lavoro pesante, per il freddo, per il lavoro che uno non si poteva fermare un attimo perché era sempre sorvegliato, e guai a fermarsi o a far vedere che non si lavorava. E allora questo vitto che noi avevamo era insufficiente, perché un essere umano per sopravvivere senza lavorare e al coperto deve avere minimo 2.000 calorie al giorno. Ma noi avevamo 1.500, e allora il fisico, diciamo, dopo un po' di tempo ne risentiva. E allora incominciava, diciamo, il fisico a risentire questa mancanza di calorie. Incominciava a sentire la nostalgia della casa. Molte persone che piangevano dalla mattina alla sera, e diciamo, molti problemi, pensavano alla famiglia, miei figli, mia moglie, dove starà. E allora si vedevano che proprio arrivava questo decadimento fisico, che dopo qualche mese questa persona non aveva più forza di reagire. Io ho avuto la fortuna di avere una reazione, diciamo, un po' diciamo, una forma di puntiglio che ho preso. Dico, io voglio sopravvivere, io voglio ritornare nella mia famiglia, voglio ritornare in Italia, e ho tirato avanti per molti mesi, anche se vedevo che giorno per giorno molte persone che ho visto il giorno prima, il giorno dopo non c'erano più, perché o perché erano andati all'ospedale o perché si erano ammalati, e da lì via, erano andati alle selezioni. Le selezioni era un'altra cosa che noi, diciamo, che incideva molto sul morale, era la selezione. La selezione consisteva che due volte al mese, perché noi durante il mese avevamo quattro domeniche, due si lavorava e due no. Quando capitavano quelle domeniche che non si lavorava, queste domeniche serviva per la disinfettazione, per il controllo dei vestiti se sono stati a posto, per la pulizia dei capelli, e consisteva anche che un'ora o due ore di queste domeniche si doveva stare in baracca, perché dovevamo passare la visita del medico con uno della SS. E questa era la selezione. La selezione, noi eravamo nella baracca, eravamo circa un 140-150 prigionieri. Di questo 140-150 prigionieri, un buon terzo veniva eliminato, cioè si passava il controllo, si passava completamente nudi davanti a questo dottore e questa SS. Allora il medico indicava: tu fuori, insomma, sempre quei 30-40 prigionieri venivano messi a parte. E poi, i primi tempi non sapevamo che fine facevano, e poi negli ultimi tempi sapevamo che questi erano quelli della selezione, che venivano mandati nelle camere a gas e venivano mandati poi nei forni crematori. Questo, diciamo, era
la vita del campo